India, lo stato più popoloso del pianeta. E se fossimo di fronte anche alla prossima superpotenza mondiale? Nel 2023 la cosiddetta democrazia più grande al mondo ospiterà 1 miliardo e 400 milioni di persone, superando per la prima volta la Cina. Nel 2021 il PIL del paese è cresciuto del 9%, nel 2022 del 7%, e si prevede che entro il 2027 l'India diventerà la terza economia globale. La metà della popolazione, che ammonta a 700 milioni di individui, ha meno di 30 anni. Ciò significa che la forza lavoro nazionale potrebbe sostenere un boom economico senza pari nella storia. Inoltre, Nuova Delhi dispone del quarto esercito più potente al mondo e possiede oltre 160 testate nucleari. Insomma, pare proprio che l'India abbia tutte le carte in regola per assurgere a superpotenza. Anzi, secondo alcune analisi, stiamo per vivere non nel secolo cinese, bensì in quello indiano. Entro il 2050 sarà l'India a reggere le sorti dell'economia mondiale. Ok, calmiamoci tutti. Ragioniamo. Prima di ingozzarvi di zuppa cremosa di pollo, puntini, 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 bisogna evitare di valutare una nazione in maniera sterile, come se fosse un'azienda. E quindi dobbiamo definire anzitutto cos'è una superpotenza. Questo termine indica uno stato talmente dominante da condizionare le politiche globali. Una simile capacità deriva dalla forza economica e militare, da istituzioni politiche solidi, stabili, nonché dalla posizione geografica e dal grado di influenza socio-culturale che quel paese è in grado di esercitare. Gli Stati Uniti sono oggi riconosciuti come l'unica superpotenza, con la Cina che ambisce al titolo. Quindi com'è messa l'India secondo i parametri che vi ho citato? Partiamo dal contesto. Quella che oggi chiamiamo India è una vasta costellazione di unità territoriali divise per cultura, religione, lingua, riunite nell'Ottocento sotto l'egida dell'Impero Britannico e diventate Stato indipendente nel 1947. La Repubblica dell'India è uno Stato federale particolarmente fortunato. A nord è protetto dall'Himalaya, in quanto penisola è bagnato dall'oceano su tre lati, il 50% del suo immenso territorio è arabile ed è ricco di carbone, ferro, litio, gas naturale e petrolio. In seguito all'indipendenza, l'Indian National Congress, partito retto dalla famiglia Nehru-Gandhi, non imparentata con quel Gandhi, ha governato il paese seguendo politiche protezioniste ispirate al modello dell'Unione Sovietica. Questo perlomeno fino alla metà degli anni 90. Con l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale, Nuova Delhi ha liberalizzato la propria economia, potenziato il settore agricolo e favorito lo sviluppo delle proprie industrie. Questi processi, uniti a una massiccia popolazione, hanno fatto sì che il PIL del gigante asiatico crescesse di 10 punti percentuali ogni anno. Difatti si è cominciato a parlare di India come futura superpotenza durante il mandato di Manmohan Singh, in carica come primo ministro dal 2004 al 2014. Poi c'è stato un colpo di scena. Sempre nel 2014 le elezioni indiane hanno visto vincitore il Bharatiya Janata Party, letteralmente il partito del popolo indiano che è ancora adesso al potere. Il leader del BJP, nonché primo ministro indiano, è questo signore qui, Narendra Modi. È con lui che il mondo ha cominciato a prendere sul serio l'India. Appena salito al potere, Modi ha consentito a persone e aziende straniere di investire maggiori capitali nel paese, ridotto la tassazione per le imprese, abolito le imposte sul patrimonio, permesso l'acquisizione illimitata di terreni da parte di privati e varato il piano Make in India, per incoraggiare le multinazionali a delocalizzare la propria produzione in territorio indiano, dove il costo del lavoro chiaramente è più basso. In altre parole, fare affari in India è estremamente più facile e remunerativo che in passato. Nel 2014 Nuova Delhi ha ricevuto investimenti miliardari nei settori farmaceutico, biochimico, automobilistico, alimentare, minerario e petrolifero, nella realizzazione di infrastrutture, specialmente ferroviarie, nonché nell'industria militare. In 5 anni 135 milioni di persone sono uscite dalla povertà estrema e nell'arco di 9 anni il reddito medio nazionale indiano è raddoppiato e oggi ammonta a 172.000 rupie, cioè poco meno di 2.000 euro. Difatti la classe media indiana, che conta 450 milioni di persone, è la seconda più grande al mondo dopo quella cinese. E sapete com'è? Tante persone che comprano e consumano non fanno altro che incrementare il PIL nazionale. A tal proposito, la maggior parte degli investimenti è diretta all'industria elettronica e dei semiconduttori. L'India dispone di ben 7 distretti tech. Bangalore, anche nota come la Silicon Valley indiana, Delhi, Hyderabad, Chennai, Kolkata, Mumbai e Pune. Queste città hanno ospitato aziende come Huawei, Samsung e Motorola, senza contare che lo scorso agosto Foxconn, principale fornitore di componenti per iPhone, ha dichiarato di voler
investire 600 milioni di dollari per costruire due nuovi stabilimenti produttivi proprio a Bangalore. La stessa Apple, dopo un incontro tra il CEO Tim Cook e il Premier Modi, ha annunciato che nei prossimi anni triplicherà i suoi investimenti in India fino a raggiungere i 40 miliardi di dollari. Evidentemente a Cupertino vedono delle grandi potenzialità nel mercato indiano, non soltanto per la quantità spropositata di persone che comprerebbero un telefonino. Con quasi 200 miliardi di dollari ricavati soltanto nel 2023, l'India è il più grande esportatore mondiale di IT, cioè Information Technology, cioè di tutti quei servizi legati all'elaborazione di dati a scopo sociale, commerciale e finanziario, nonché per sviluppare e migliorare intelligenze artificiali, e-commerce, social network, piattaforme streaming e software. In pratica migliaia di multinazionali in giro per il mondo chiedono alle compagnie tech indiane di elaborare i loro dati. Questo risultato non è stato raggiunto tramite gli investimenti stranieri, bensì grazie a un'accorta programmazione statale. Fin dai primi anni 90, Nova Delhi incentiva i propri laureati in materie informatiche a studiare all'estero, specialmente nell'Unione Europea, e agevola la nascita di startup in tutto quanto il paese. Pensate che nella sola Bangalore, tra il 2019 e il 2020, ne sono nate 4.500 e ad oggi più di 100 startup indiane attive in ambito informatico valgono più di un miliardo di dollari. Oltretutto, l'India dispone delle sue principali big tech, 6 enormi aziende pubbliche impegnate nel settore dell'IT, al cui vertice spicca la Tata Consultancy Services, che opera in circa 50 paesi, impiega 600.000 persone e vale 200 miliardi di dollari. Non a caso, si prevede che nell'arco di un ventennio l'India diventerà il leader mondiale nel settore tech. Del resto, innovazione tecnologica e ingegneristica sono state il fiore all'occhiello del governo Modi. Nuova Delhi, che attualmente è il terzo stato per quantità di gas serra emessi ogni anno, ha annunciato di voler diventare il più grande produttore di idrogeno verde al mondo e dimezzare le proprie emissioni entro il 2030. Tutto ciò vuol dire quintuplicare l'attuale potenza elettrica indiana installando milioni di pannelli fotovoltaici. Non solo! Lo scorso agosto, la missione spaziale Chandrayaan 3 è atterrata sulla Luna con un rover per studiare il suolo del satellite. L'India è così diventata il quarto paese ad aver compiuto un allunaggio dopo Stati Uniti, Russia e Cina. Ma tornando sul pianeta Terra, non dobbiamo dimenticarci che l'India esercita un'influenza culturale tutt'altro che indifferente. Basti pensare al turismo, che contribuisce al 5% del PIL del paese, alla sempre maggiore diffusione della cucina indiana, anche in Italia, e al cinema indiano, al quale spesso ci si riferisce con l'improprio termine Bollywood, fusione di Bombay, vecchio nome di Mumbai, e Hollywood. A dire il vero, Bollywood è soltanto una delle tante industrie del mercato cinematografico indiano, che è per distacco il più grande al mondo, con quasi 1200 lungometraggi realizzati e un miliardo di biglietti venduti ogni anno. Nelle nostre sale, solitamente questi film non vedono neanche uno spazietto all'ultimo minuto disponibile del martedì sera, ma sappiate che sono apprezzati in tutto il mondo. Difatti, l'India conta il maggior numero di cittadini residenti all'estero a livello mondiale, 18 milioni, sparsi principalmente negli Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Malesia, Myanmar, senza contare le grandi comunità britanniche, canadesi, sudafricane e le altre 14 milioni di persone che discendono da famiglie indiane. Non si tratta di un fattore di poco conto nell'ambito delle relazioni internazionali. Tra gli esempi più importanti della diaspora indiana figurano gli attuali primi ministri di Regno Unito e Portogallo. Ex primo ministro, ieri si è dimesso per corruzione. In ordine Rishi Sunak e Antonio Costa, e l'ex premier irlandese Leo Varadkar. Tutti e tre i capi di governo sono stati associati a visioni positive del loro paese di origine. Per di più, l'India è uno degli assi portanti dei paesi BRICS. Ma lo scorso giugno Modi ha viaggiato negli States e, di fronte al congresso, ha dichiarato che quello con la Casa Bianca sarà comunque il partenariato del secolo. Ok, finora però abbiamo parlato soltanto di un lato della medaglia, quello più luminoso, scintillante, quello marajaesco. Già, perché a voler essere sinceri, l'India nasconde dietro la sua ombra una serie di criticità che la rendono sì un gigante, ma forse fatto di cartapesta ripiena di tandoori e curry. Mountain Dew! Nonostante l'esponenziale crescita del PIL, l'India partecipa a soltanto il 2% del traffico commerciale globale e il valore delle sue esportazioni si aggira sui 500 miliardi di dollari, cifra nettamente inferiore ai 3.000 miliardi fatturati dalla Cina ogni anno. L'incremento demografico e la larga fetta giovanile della popolazione indiana però difficilmente potranno migliorare questi dati. Difatti, se da una parte la forza lavoro nazionale ammonta a più di 5 milioni di persone, dall'altra il 40% dei laureati under 25 è disoccupato.
occupato. Solo una donna su tre lavora. Il 40% della popolazione è impegnato nell'agricoltura e l'80% di quel mezzo milione di persone opera all'interno di economie informali, cioè senza contratti o garanzie. E ancora, il settore dell'information technology, che dovrebbe trainare l'economia indiana, impiega al momento soltanto 5 milioni di persone, cioè un esiguo 0,3% della popolazione. E l'India purtroppo è uno stato estremamente iniquo. Secondo un report dell'Oxfam, 160 miliardari controllano il 40% di tutte le ricchezze nazionali, mentre 700 milioni di persone ne possiedono appena il 3%. Il reddito medio nazionale sarà pure raddoppiato nell'arco di 10 anni, ma la statistica, sempre secondo Oxfam, sarebbe sfalsata da un 10% di indiani particolarmente facoltosi. L'esempio più lampante ce lo offre tale Gautam Adani, imprenditore che ad oggi in India controlla il 30% della flotta mercantile indiana, un quarto degli aerei di linea e un terzo della filiera produttiva del grano del paese. Queste disuguaglianze sono poi accentuate dal sistema delle caste ancora oggi esistente, benché formalmente abolito dalla Costituzione del 47. Per approfondire la vicenda vi rimando a questo video che abbiamo pubblicato giusto qualche mese fa qui sul canale. Ad ogni modo, o meglio, ad ogni modi, le caste non rappresentano l'unica forma di discriminazione in India. Il 15% della popolazione indiana è di religione musulmana contro un 80% che si riconosce come hindù e pratica dunque l'induismo. Parte della società hindù non ha mai celato un sentimento nazionalista avverso alle comunità musulmane, da loro ritenute portatrici di barbarie e instabilità. Negli ultimi decenni questo pensiero è stato incarnato proprio dal Bharatiya Janata Party, che è una formazione conservatrice fondata sull'hindutva, un'ideologia politica che professa la superiorità la cultura indù. Questa dottrina affonda le proprie radici nella millenaria storia indiana. Sarebbe complesso esaminarla in ogni suo aspetto, sappiate soltanto che Narendra Modi ne è un convinto sostenitore. We were nationalists, we are nationalists and we will nationally remain nationalists. Sin da giovane il primo ministro è membro dell'RSS, letteralmente una organizzazione di promozione nazionale della cultura indù, da cui proviene la maggior parte dei parlamentari del BJP, che in realtà però opera come gruppo paramilitare di indottrinamento politico. Che vuol dire? Sentite qua. Nel 1992 i militanti dell'RSS presero parte alla distruzione della Babri Masjid, un'importante moschea risalente al XVI secolo, sita nello stato dell'Uttar Pradesh. Tra febbraio e marzo 2002, in seguito all'incendio di un treno che uccise 59 pellegrini induisti, i nazionalisti indù misero a ferro e fuoco lo stato del Gujarat, assassinando centinaia di musulmani e sfollandone decine di migliaia in quello che viene riconosciuto a tutti gli effetti come un pogrom. Con tutta probabilità si trattò di un incidente, di cui la comunità musulmana fu incolpata dal governatore del Gujarat, che allora era proprio Narendra Modi. Ora, se durante il suo primo mandato Modi ha fatto affidamento sullo sviluppo economico dell'India, una volta confermato premier ha decisamente cambiato registro alla sua propaganda. Nel 2019, appena rieletto, Modi ha abolito l'autonomia concessa negli anni 50 allo Jammu e Kashmir, l'unico stato federato indiano a maggioranza islamica. Tutt'oggi la comunità musulmana in India viene bersagliata giornalmente da discorsi di odio, violenze fisiche, linciaggi, oltre a essere sottoposta all'attento occhio dei cosiddetti vigilanti delle mucche, gruppi di nazionalisti che vanno in cerca di persone che mangiano carne di vacca, che, lo ricordiamo, è animale sacro per antonomasia per gli indù. Comunque il governo indiano avversa anche un altro gruppo minoritario. Recentemente lo Stato centrale ha inasprito i propri controlli in Punjab, territorio federato a maggioranza Sikh. La comunità religiosa Sikh in India ammonta soltanto al 2% della popolazione, ma alcune sue frange separatiste da tempo vorrebbero una propria nazione autonoma, cioè il Khalistan. Lo scorso 18 giugno il leader del movimento tale Hardeep Singh Nijjar, residente in Canada, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Da Ottawa, il primo ministro Justin Trudeau ha accusato il governo indiano di aver avuto un ruolo nell'assassinio. A Nuova Delhi non ne vogliono sapere niente. Occhio non vede, cuore non duole. Però sei Shiva e con il tuo terzo occhio freghi tutti e ti duole il cuore. L'India è lo stato che impone più blocchi di internet al mondo, 84 nel solo 2022. In caso di proteste, la connessione viene interrotta anche per settimane o mesi per evitare di far circolare informazioni e filmati. In Jammu e Kashmir, ad esempio, il blocco di internet è durato 18 mesi, dal 2019 al 2021. Queste misure colpiscono tutti i cittadini, hindù e non, poiché in India ormai la maggior parte dei servizi della pubblica amministrazione è informatizzata. Nell'anno domini 2023 i pericoli e soprattutto le georestrizioni su internet dovrebbero essere roba da regni romano-barbarici. Vi racconto una storia triste. Ogni volta che accedo nella mia casella di posta elettronica a Novo Alexio sono sommerso letteralmente di email spam di bot russi. Ogni volta saranno una ventina. Disinfezione dei locali come modo efficace
efficace per proteggersi dai batteri. Ci clicchi. Quanto spesso sogni? Ma di solito russo. Cosa fai dopo? Penso a Putin. Oh, ma poi chissà perché tutti i russi sono sti hacker poracci, eh. You're a scammer, correct? We do. Ah già, ci sono anche loro. Volete evitare di farvi fregare gli account dove magari avete salvato il lavoro di una vita perché magari cliccate senza neanche rendervene conto sul link di sti dementi? Ecco, utilizzate NordVPN, il miglior servizio per la cybersicurezza. Vedete questa schermata? Questa mi è comparsa qualche giorno fa quando ho cliccato su un link pericoloso mentre cercavo articoli proprio per fare questo video sull'India. NordVPN ha fatto come le guardie di Oblivion. Stop right there, criminal scum! I problemi poi capitano anche quando facciamo acquisti online, adesso poi che siamo in periodo di Black Friday, venerdì nero, la gente fa come gli elefanti indiani, va in frenesia consumista e non si rende conto che sarebbe meglio attivare NordVPN quando si comprano cose su internet, perché così almeno evita di essere tracciata da cookies e tracker che invadono la privacy. Se poi prendete un piano biennale plus NordVPN avrete in omaggio pure NordPass, dove salvare tutte le vostre password degli account online che avete, così quando vi comprate su Amazon la fornitura annuale di curry e padelle tradizionali indiane, almeno sapete ritrovare al primo colpo la password tra le vostre mille salvate e non invocherete neanche in vano Vishnu, che è la cosa più importante. Quindi se anche voi volete sfruttare tutti i vantaggi di NordVPN e provare il brivido di aggirare bot russi e proteggervi in questo periodo di Black Friday, vi basta cliccare questo piccolo linkettino che trovate in descrizione. Ora abbiamo detto dei blocchi di internet, un controsenso per uno stato come l'India che vuol puntare sul settore tech e che si fregia del titolo di democrazia più grande del mondo. Ebbene, tutto ciò è sintomo della debolezza della classe politica indiana al potere, accentuata dall'instabilità e dalle divisioni sociali che lo stesso Narendra Modi promuove. Benché Modi presenzi al G20, incontri Joe Biden e stringa la mano anche al nostro presidente del Consiglio, l'India si colloca pur sempre nel blocco alternativo all'Occidente, dobbiamo ricordarlo. Tuttavia, all'interno degli stessi paesi BRICS, l'India sembra venir sempre più oscurata dall'altra candidata a superpotenza, la Cina. Il rapporto tra i giganti asiatici non è mai stato idilliaco. Nel 62 le due potenze ingaggiarono un breve conflitto a causa di una disputa territoriale sull'Aksai Chin, regione che oggi appartiene a Pechino ma che Nuova Delhi continua a rivendicare come propria. A sua volta l'Aksai Chin fa parte del più esteso Kashmir, territorio che l'India si contende con il Pakistan ma di cui controlla effettivamente soltanto l'ormai ex stato di Jammu e Kashmir. Ancora, la Cina ritiene di sua proprietà l'Arunachal Pradesh, il più orientale degli stati indiani. A incrinare i rapporti contribuisce il fatto che dal 2020 a oggi Nuova Delhi ha bandito più di 250 app cinesi, accusandole di spiare i cittadini indiani. E la cosa ironica è che l'India non può neanche permettersi di fare la voce grossa. Nel 2023 il governo Modi ha stanziato un budget per la difesa di 73 miliardi di dollari, il terzo più grande del mondo. Ciò nonostante, la metà di questi soldi viene spesa per pagare i militari in pensione, il personale attivo, lasciando così poco spazio alla modernizzazione. Il presunto quarto esercito più potente del pianeta conta quasi 1,5 milioni di soldati, ma soltanto 5 anni fa utilizzava carri armati di epoca sovietica, velivoli risalenti agli anni 60 e un buon 70% degli equipaggiamenti in stato di obsolescenza. Forse non è un caso se dal lontano 67 l'India non riesce a sopprimere i Naxaliti, un gruppo parastatale di ispirazione maoista composto da appena 10.000 membri che controlla di fatto decine di distretti urbani e rurali in 9 dei 28 stati federati e che, almeno sulla carta sia chiaro, fa dell'India uno stato letteralmente in guerra. Diciamo che avere a che fare con dei ribelli in casa non è un bellissimo biglietto da visita per una nazione che vuole diventare una superpotenza. Chissà, è possibile che Modi riuscirà a potenziare l'arsenale bellico indiano al punto da rivaleggiare con Stati Uniti e Cina, ma quel che sembra davvero fantascienza è ad esempio l'ultimo degli obiettivi sbandierati da Nuova Delhi, quello di dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030. Ad oggi l'80% dell'energia prodotta dall'India proviene da fonti fossili, essenziali per trainare l'industria manifatturiera del paese. Il problema è che, pur volendo implementare energie rinnovabili, Nuova Delhi importa più dell'80% del petrolio e in generale il 40% delle fonti energetiche che utilizza. Come se non bastasse, l'India è uno dei quei paesi più inquinati del pianeta. Più di 60 delle 100 città con la peggior qualità dell'aria al mondo si trovano in India. Il 70% dell'acqua del paese è, neanche a dirlo, contaminata e i rifiuti plastici inondano campagne e fiumi. Chiariamoci, non bisogna essere perfetti per diventare delle superpotenze. Gli Stati Uniti ce lo confermano.
Eppure, benché Nuova Delhi sia proiettata in avanti verso un settore tech che forse definirà il nostro futuro, allo stesso tempo le questioni da risolvere sembrano troppo asfissianti per poter dire già adesso che questo sarà il secolo indiano. Molto dipenderà dalle prossime elezioni, che si terranno nella primavera del 2024 e vedranno una coalizione di centrodestra guidata dal BJP, di Modi, sfidare l'Indian National Congress e i suoi alleati. Ora, indipendentemente da chi emergerà vincitore, una cosa è certa: la società indiana rimarrà divisa tra ricchi e poveri, tra persone che professano religioni differenti. Nel frattempo, Modi si sta alienando le simpatie dell'Occidente per le sue politiche nazionaliste, ma i suoi stessi tentativi di strizzare un occhio ai paesi del G7 sono mal visti dai BRICS. In altre parole, Nuova Delhi rischia di trovarsi da sola in un mondo che sarà definito essenzialmente da alleanze. Non è necessariamente un male, nel senso che seppure l'India non dovesse mai diventare una superpotenza, nulla le vieta di trasformarsi in un attore fondamentale tra due sfidanti principali, Stati Uniti e Cina. Comunque, come insegna il vecchio saggio, mai fossilizzarsi sul presente e guardare sempre al futuro. Perciò non ci resta che attendere, magari gustandoci un bel colossal di Bollywood.